Siamo a meno 6 e mezzo, 6 gradi e mezzo. Neve spettacolo, anzi si vede meglio di qua. Neve spettacolo. E noi siamo venuti a pescare a Cantalupo Ligure. Stiamo provando le trote grosse, col caldo, ma col freddo magari escono fuori. Stiamo facendo una tremata leggera leggera, molto soft sul fondo. Abbiamo la Giada che ride, non ride più. Proviamo a fare una tremarella soft. C'è chi prende gli alberi. Dal freddo che c'è si forma il ghiaccio sul primo cimino della canna. Cioè sul primo anellino della canna. Basta pucciarla poi in acqua e passa tutto. Abbiamo già fatto qualche passatira, ma non è che sia andata benissimo. Noi continuiamo, in perterra. Tremata sul fondo, molto leggera, quasi sul posto. Oggi le trote non saranno sicuramente da inseguimento. Com'è? Sta pescando. Tutto a posto. Claudio, com'è andata? Va grande. Pesci? Tre pescarini qua. 18. Bene, ok. Quanti chili? 18. Funziona. Vai, riprendi tutto. Riprendi la qua. Riprendo la guadagnata. Guadagniamo tutto perché abbiamo una lenza veramente sottile. Stiamo pescando con lo 0,006. E vaffanculo. E vediamo le trote come scappano dal guadino. Dai, vieni qua, tapei. Se non vai in acqua. Ale! Ma poi tantezza va dentro. Al ladro! Vai, lancia da professionista. Ehi, la camera però non è da professionista quella. È un po'. Vai, 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 abbiamo preso il ramo. Aspetta, fermo. Abbiamo preso un ramo. L'unico ramo del lago, Luca. Allora, fai una cosa. Prova, quanto conti? Ah, conta meno allora. Prova a contare meno, vai. Rilancio. Aspetta meno. Che lenza che c'ho, è la Xela Line, tira quanto vuoi, fantastica, danza Kuduro, eh? La slamo, se ce la faccio, e anche il mini Xela colpito, Clau, lanciali, quando vedi il branchetto, lanciaci sopra. Lanciaci sopra e recupera canna alta. Si è strappato? Sì. È lo 00006. È grande! No, no, ho aumentato la lenza stavolta. Ci ho messo la lenza grossa. Ci ho messo la lenza grossa. Guardate dove l'ho preso. Luca, magari se ne impegna qualcuno anche noi, eh? Guardate dove l'ho preso. Direi che la pesca è andata bene. Vi mostro il carniere. Vi faccio vedere
la trota rappresentativa di questa giornata. Sicuramente più di un paio d'etti, è una iena, guardate che bella che è, presa a Tremarella, classica, sul fondo, più un altro carniere di una decina di trote, insomma. Per la mattinata direi che va bene così, oggi proveremo di nuovo a pescarne un po', vediamo cosa succede, speriamo bene. Non è che faccia così caldo, però ero un po' impedito nei movimenti, allora ho deciso di levarmi la maglietta. Giada, tu potrai pensare che io sia scemo, vero? No, non è mica tutti torti, eh? Non avresti neanche tutti torti. Dammi! Con quelle mani sporche di pesce! Ma mi ha appiccicato la faccia! Ma aspetta un po', ma nelle unghie cosa c'hai? La pasta o... Aspetta un attimo. C'è la pasta o smalto? Dai, Tommy! Tommy! Poverina! Tommy, guarda qua. Claudio! Ora sto bene. Sai che sto meglio adesso che guardavo la fila alla fine. Guardate là il tempo che si sta avvicinando, è veramente brutto tempo, ma l'hanno dato. Neve. Comunque, la giornata è andata bene. Abbiamo preso qualche pesciotto stamattina, oggi pomeriggio altri, abbiamo preso la trota bella, da veramente di classe, una pescata di classe. Adesso si sta avvicinando un po' di brutto tempo, è andato via il sole, non fa il caldo di prima, sarà meglio mettersi una giacchettina o comunque una felpa. E va bene, direi che dopo una lunga assenza da Cantalupo siamo tornati alla grande. Da Cantalupo, lo Xela vi saluta. Eh? No, non credo. Comunque da Cantalupo, lo Xela vi saluta. Andiamo in pace, la pesca è finita.